Salve a tutti, con questo video vorrei trattare del tema del pensiero quantico, questo applicato all'umorismo. Prima devo dare degli avvisi, anzi un solo avviso. Questo è l'ultimo video che realizzo in questa sala di registrazione. I prossimi video saranno realizzati in una masseria della provincia di Bari, quindi le serie di video saranno due. Quindi video di catechesi per il gruppo, che sarebbero questi, che continueranno, e ci saranno un'altra serie di video sulla mia vita da eremita. Sì, perché per testare il mio nuovo carisma, oltre a mantenere le caratteristiche monastiche, quindi questo senza l'aiuto della comunità, quindi da eremita, ma devo anche fare delle esperienze di vita attiva come volontario, sia nelle associazioni che nella parrocchia di appartenenza. Detto questo, passiamo all'argomento di questo video. Che cosa è il pensiero quantico? Per spiegare il pensiero quantico, devo soprattutto illustrare le tecniche che uso abitualmente per trasmettere l'energia sufficiente al mio interlocutore. Allora, dovete sapere che io utilizzo il sesto chakra. Il sesto chakra altro non è che la ghiandola pineale che si trova tra i due emisferi cerebrali, precisamente sotto l'ipofisi. Il sesto chakra, la ghiandola pineale, ha delle potenzialità, cioè è in grado di creare all'interno del nostro corpo dei fluidi attraverso quello che si chiamano i neurotrasmettitori. Questi fluidi possono essere la dopamina, l'ossitocina, l'amigdalina, l'endorfina, l'adrenalina, la melatonina e tanti altri. Tutte queste sostanze sono delle vere e proprie droghe e danno dipendenza. Queste sostanze non si possono produrre a livello autonomo, cioè non siamo noi che decidiamo quando queste sostanze devono intervenire. Quindi sono prodotti secondo degli stimoli che avvengono dall'esterno. Faccio un esempio. Se noi guardiamo un film comico, un film romantico, un film drammatico, oppure un film d'azione, un thriller o un film di horror, questi ci producono delle emozioni. E queste emozioni non fanno altro che stimolare la ghiandola pineale a secernere quelle sostanze che vi dicevo prima. Oppure un altro esempio è se ascoltiamo una musica da camera, una musica rilassante, piuttosto che una musica dance, pop, rock, ecco, ci danno delle emozioni. Queste sostanze vanno in qualche modo canalizzate all'interno del nostro corpo. Per canalizzare si usa quella che si chiama l'energia prana, che altro non è che un'energia che è intorno a noi e interagisce con noi. Per esempio, i pranoterapeuti canalizzano queste energie sulle mani. Io invece utilizzo la parte pettorale, questa parte qua, dove ci sono delle ghiandole chiamate linfatiche, che vibrando producono un'onda sonora, che è a infrasuoni, che non si sente, ma c'è. Solo gli animali riescono a percepire quest'onda. Pensate che un cane, un gatto, un animale, riesce a capire se può avvicinarsi o se non può avvicinarsi a una persona tramite queste onde, cioè di chi si può fidare o di chi non si può fidare. Quell'onda non fa altro che trasferire, cioè trasferisce, diciamo, il magnetismo all'altro. Generalmente questo avviene nell'arco di 1,5 m, oltre è difficile percepirlo. In questo spazio noi contagiamo la persona con il nostro magnetismo, che può essere sia positivo sia negativo. Questo è uno dei motivi per cui io ho la necessità di abbracciare una persona, cioè per trasferire al mio cervello tutti i parametri della persona e studiarne tutte le sue inclinazioni, proprio come se fosse una chiavetta USB. Ma molti confondono questo mio abbraccio
come nutrirsi personale, ma in realtà non è così. Nella realtà dei fatti, non posso provare nessun interesse di attrazione, in quanto questo interesse inquinerebbe il mio pensiero, che deve essere sempre pulito e limpido, per una lettura più precisa. Un altro elemento di fondamentale importanza è la parola. Allora, ogni parola che io dico non è mai detta a caso, ma serve per programmare ciò che deve avvenire nei giorni successivi. Le parole che io rivolgo ai miei interlocutori producono delle risposte a cui io compilo un algoritmo invisibile che mi dà la possibilità, tramite le sinapsi che si aprono nel mio interlocutore, di monitorare le sue reazioni. E questo lo faccio anche a distanza. Non c'è un limite a queste distanze, possono essere 100 metri come 1000 chilometri. Pensate che la velocità del pensiero è impressionante e supera di gran lunga la velocità della luce. Ricordate però che con le parole si può anche ferire, distruggere, arrecare all'altro qualcosa di spiacevole. Ecco perché io insegno il pensiero quantico solo ai miei seguaci. Bisogna superare delle prove di ammissione e non sono per tutti. Uno dei requisiti importanti per entrare a far parte del gruppo è essere in concetto di santità, cioè essere certi che il nome dei miei assistenti sia già scritto nel cielo. Questo perché il pensiero quantico può essere usato anche per fare il male, quindi bisogna essere dalla parte di Dio e non dalla parte del diavolo. Ci sono varie tecniche come il telecomando, la persuasione, la suggestione pilotata, il condizionamento, il contrappasso, la bilocazione, la guarigione di una patologia e tante altre. Adesso, per applicare il pensiero quantico all'umorismo, abbiamo bisogno di un ingrediente, la dopamina. La dopamina ci serve per farci stare bene ed è una fonte di gioia. Per sviluppare la dopamina, anzitutto, dobbiamo frequentare le persone. La dopamina si sviluppa attraverso le persone a cui ci relazioniamo. Per sviluppare la dopamina andremo ad utilizzare quello che io chiamo l'umorismo. Che cosa è l'umorismo? Dobbiamo considerare l'umorismo come una parte intrinseca dell'uomo. Quindi l'umorismo è una persona. Una delle prove più dure che l'umorismo ha dovuto sopportare è stato proprio il XX secolo. Ci sono state due guerre, ci sono stati terremoti, alluvioni, catastrofi naturali, oggi potremmo dire il Covid-19, e la maggior parte di esse sono volute e scatenate dall'uomo, ma l'umorismo è sopravvissuto, è sopravvissuto. A queste catastrofi dobbiamo però aggiungere anche la realtà della televisione. La televisione ha un po' distrutto l'umorismo, con tribune politiche, notiziari di disastri, talk show che promuovono cose che non sono umoristiche, realtà che in qualche modo ci inquinano, ci intossicano, ci fanno stare male. Cosa significa? Significa che ogni individuo si è dovuto adattare tirando fuori tutto il buono che viene dall'umorismo, cioè cercare di sdrammatizzare una situazione, cercare di minimizzare un problema, cercare di trovare un lato positivo anche dove non c'è. Quindi l'umorismo è un'arte che va coltivata. L'umorismo, come tutte le cose, ha due facce. L'umorismo può essere bigotto, cioè che manifesta sentimenti negativi, come dileggiare una persona, deridere una persona, compiacersi di una persona che sbaglia, l'esaltazione di un difetto, per esempio, l'uso di nomignoli offensivi, il sarcasmo non fa bene, perché c'è chi ride e c'è chi non ride. Mentre l'umorismo costruttivo, invece, è la condivisione, il ridere prima di tutto di sé, fare di un difetto un pregio, minimizzare una mancanza. Questo è l'umorismo vero, quello che fa gioire gli altri.
Questo umorismo costruttivo bisogna usarlo all'interno della nostra società, della nostra cerca di amici. Dobbiamo far capire che in qualsiasi situazione ci troviamo, ci sono varie chiavi di lettura. E queste chiavi di lettura possono essere così interessanti da scaturire il riso. Come dicevo nei video precedenti, un umorismo è passare dall'emisfero destro del nostro cervello all'emisfero sinistro. Cioè da un pensiero reale a un pensiero fantastico, cioè vivere il proprio sogno. Pensate che ad Auschwitz c'erano persone che parlavano di futuro, e questo è impressionante. Cioè vedere la forza della mente che per alleviare le sofferenze si serve della dopamina di un pensiero bello. Concludo dicendo, cosa possiamo fare noi per essere umoristici? Dobbiamo vedere le situazioni drammatiche, tristi, tragiche e trovare un risvolto comico, minimizzare, cercare che l'altro abbia in quella situazione un sollievo, trovare una via di fuga, una via di scampo. A volte è sufficiente anche una pacca sulla spalla, un abbraccio, un bacio sulla guancia, per far sentire bene gli altri. Ricordate che il rimprovero e la sgridata va all'effetto contrario e diventiamo antipatici, quindi mai rimproverare e mai sgridare qualcuno. L'umorismo è questo, ma anche quando ci troviamo a spiegare qualcosa di complesso con termini che capirebbe anche un bambino, questo è umoristico. Cioè fa sorridere l'eleganza del discorrere, la profondità del pensiero, tutto questo scaturisce un bel volto sorridente. E con questo video è tutto, e un arrivederci al prossimo video.